Allora, come vedete dal titolo, video dedicato agli acquisti di Tiger. Pochi acquisti che ho fatto stamattina al Tiger. Sono andata con mia figlia e abbiamo comprato qualcosina. Ultimamente, quando vado al Tiger, non compro tanto, vado tanto per sbirciare perché, meno male, sono sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Ma oggi veramente ho trovato delle cosine un po' diverse dal solito. Almeno c'era una cosa che andavo cercando perché se l'aveva presa mia figlia, la volevo anch'io. E poi qualcosina di cancelleria, qualcosina di non di cancelleria. Adesso andiamo a vedere. Intanto il tema di Tiger è i gatti. Con questi gattoni, guardate che meraviglia! Questo gattone meraviglioso che metterò sicuramente come foto anteprima. Di questa fantasia mia figlia si è presa anche una scatolina di quelle classiche, quelle scatole che ne avevamo fatte anche quelle con la fragola, insomma le solite scatole che ha Tiger con la maniglietta, porta pranzo dovrebbero essere. Poi c'erano, mi sembra, dei quaderni. Ho dei soliti notes fatti così, insomma, le tovagliette americane fatte così con di plastica che io avrei preso anche per Martino per tenere sotto, da mettere sotto al suo cibo perché c'ho sempre la tovaglietta di plastica e poi intanto le cambio, le pulisco, insomma, le pulisco sempre, poi qualche volta un po' col tempo insomma si rovinano, allora le cambio, ma stavo per prenderla, ma ho detto ma no, ma va ancora bene quella che hai, quindi ho lasciato quella. Insomma, c'è quel tema lì. E poi all'entrata, cioè appena entrate, c'è tutto questo davanti, ho trovato tutta questa cosa dedicata ai gatti. Sono anche le salviettine, quelle da viso, non so se avete mai visto quelle salviettine compresse, chiuse. Mentre appena a sinistra c'era tutta roba di San Valentino, io su quella insomma ho preso solo una cosina, anche perché insomma a me San Valentino me ne frega anche poco, ma c'erano delle cosine carine anche, però appunto vado, cerco di prendere quello che proprio mi serve. Allora, per quanto riguarda nel reparto San Valentino ho preso questi post-it che sono fatti a cuore. Andiamo a vederli adesso, taglio, e sono praticamente in 3D, ecco. C'è il post-it rosso sotto, che è questo più grande, e poi c'è il post-it fatto così, era carino, hanno da attaccare anche sull'agenda, proprio anche attaccandolo in maniera tridimensionale nelle varie dashboard, insomma, che ho fatto vedere, si possono sempre creare delle cose carine. E questo 3 euro mi sembra un po' tanto, o 2 euro per dei post-it. Sinceramente, mi sembra un po' tanto. Poi mi sono presa dei calzini, eccoli qua, perché io adoro questo genere di calzini qua. Sono belli, stile spugna, insomma, dentro, fatti in questo modo, che hanno questa spugna. Mi piacciono tanto perché io veramente i calzini mi si bucano subito. E per quanto poi li vai anche a rammendare, si bucano un'altra volta lo stesso. E di questi calzini, sono 3 paia di calzini, ne ho pagato 3 euro. Poi mia figlia mi fa: ma guarda, c'è anche la Conjac Sponge. Questa qua viene 3 euro. E io l'avevo già presa tanti anni fa. L'avevo presa nelle varie colorazioni su vari siti. E ho detto: ma sì, dai, la provo a riprendere. Che mi ero trovata molto bene. La Conjac, per chi non sa cos'è, è una patata. È una specie di. È un tubero, diciamo. Loro la chiamano patata. I giapponesi la mangiavano anche una volta. Adesso non mi ricordo più tutta la storia. Ma comunque ha delle proprietà. Adesso nera, non so se vada bene per qualche cosa in particolare. Perché c'è rosa che era per le pelli delicate, rossa per le pelli mature. Questo nei vari siti dove acquistavo una volta. Ma comunque si trova in tanti altri siti, però diciamo che cioè si trova in tanti siti, però trovarla così normalmente in negozio a me non è mai successo e l'ho presa nera, non so se sia il carbone, adesso non me lo ricordo, comunque dovrebbe avere qualche potere anche questa. Io mi ci sono sempre trovata bene per lavarmi il viso dopo essermi struccata con il detergente, questa va bagnata, si gonfia, diventa bella morbida ed è ottima, almeno quelle che ho provato fino adesso. Questa non lo so e la proverò. 3 euro anche quella, mentre sui siti dove l'ho sempre comprata io l'ho sempre pagata, mi sembra 7 euro anche. Poi una cosa che ho preso, perché avevo visto che mia figlia l'aveva presa tempo fa e se la porta sempre in borsa, è questa cosina qua che magari sembrerebbe, a parte che nero non mi piace, ci attaccherò subito un adesivo con cupcake colorati perché nero proprio no. Ed è una spazzola con specchietto, eccolo qua, lo specchiettino, e questa è una spazzola comoda da borsetta che è veramente carina. Cioè bella, mi piace, la metterò in borsa perché è comoda da pettinarsi, poi non pettina anche bene, non fa male né niente, però guardate, con questi cosini violetta mi piaceva tanto.
non c'erano altri colori. Poi, quando si deve reinserire in borsa, si rimette dentro tutte le sue puntine qua e si chiude. Carina, peccato che c'era un colore sull'azzurro che era tutto rovinato. E ho detto: oh, che schifo, la prendo nera, anche se mi fa schifo nera. Poi, trovato finalmente tre confezioni. Questi washi piccoli non li avevo mai, mai, mai trovati, perché questi vanno benissimo per decorare, insomma, per suddividere le pagine dell'agenda. Se te sta lì a tagliarsi i washi, falli fini, da quelli più grossi, falli più fini. Questi sono comodi. Vanno molto bene anche per decorare le agende, quelle A5 della Filofax, che hanno quelle sezioni verticali che non sono proprio carine. Sono carinissimi questi per decorarle. E guardate che belli, li ho trovati. Anche questi vengono 3 euro l'uno. Online si comprano, io li compro solo online di solito questi e costano qualcosa meno, ecco, però sono abbastanza difficili da trovare piccoli così. E ho preso quelli, degli altri non ho preso niente. Poi, affascinata, sono rimasta affascinata da questi nuovi blocchi che hanno fatto. E ho detto: non posso non prenderlo. 4 euro di questa meraviglia. Io sono innamorata di queste fantasie stile raso e mi piace troppo. Se ne è presa una anche mia figlia, però su un colore verde. Ce n'erano due o tre fantasie. Io l'ho presa blu con queste colorazioni, molto bella. Poi mi piace il fatto che abbia la spirale. È grande, è una 5, vedete che grande che è, e a righe all'interno, abbiamo le righe. E ho già in mente di utilizzarlo in un modo tutto mio. Devo andare a mettere tutti i colori degli ombretti di varie palette per sapere quanti viola ho e per scegliere, insomma, di cercare di utilizzarle tutte per quanto riguarda i colori. Non so, marrone, no, marrone ne ho troppi. I viola, in quale palette li posso trovare? Questo, in modo da utilizzare anche più palette. Questa veramente mi piace tanto. A volte vado a cercare dei colori e magari prendo sempre gli stessi, magari ci sono anche in altre palette, dico 4 euro comunque. Poi ho preso questi, che sono dei magneti che poi hanno sempre utilizzati per l'agenda. Sempre a cavallo della pagina si possono mettere, sono interessanti per segnare, insomma, fin dove si è arrivati. Ultime cosine, una forbice da parrucchiere pagata 1 euro perché mi serve. Qualche volta mi taglio i capelli io e qualche volta li taglio anche alla mia mamma. Infatti adesso dovrò andare a tagliarglieli, abbiamo appuntamento oggi pomeriggio per andare a 1 euro, molto bella, la prendo. Le avevo già prese io delle forbici da parrucchiere su eBay, mi ero trovata benissimo. Avevo preso una forbice simile a questa e uno sfilzino di quelli che vanno per sfoltire, che io uso molto perché a volte mi ritrovo con tanti capelli. Allora, per sfoltire, io le utilizzo anche le punte per sfoltire, insomma, che poi li ho anche tagliati ultimamente, li ho pareggiati, poi sfoltiti. Io sono 6 anni, 7 anni che non vado alla parrucchiera. Me li ha sempre tagliati o mia figlia o me li taglio io. Poi, per ultimo, non poteva mancare il blocco, che però è più piccolo, non è il blocco, non sono blocchi grandi. Hanno fatto questo formato, che è così. È bello perché le fantasie, vabbè, questa l'avevano già fatta vedere. Poi ci sono questi tigri, mici. E poi c'era questo, ancora i mici fatti così. E vi faccio vedere, vabbè, questa l'avevano già fatta. Vediamo di fare. Oh, che meraviglia! Questa è bellissima. No, guardate, ci sono anche dietro, non sono bianche. E sono proprio cartoncini. Che spettacolo! Queste per fare le dashboard si va da Dio. Guardate, che meraviglia. Vediamo sotto questa qui cosa c'è. Bella, perché le hanno fatte anche dietro. Ma no, ma non dovevano farmi questa cosa. Peccato che ne ho preso solo uno. Mannaggia. Poi questa con, perché non l'ho fatto, non faccio vedere dritto, questa nella specie di farsi, sì, dai, è una tigre, guardate, con i cuoricini. Questo con belli, questi pois, stupenda, con questo dietro. No, ma vi pensate che dashboard meravigliosi si possono creare? Meraviglia delle meraviglie. Ah, che bello. E poi vabbè, cambiano, no? I cuoricini prima erano sotto dall'altra parte, poi così, pois verdi, che sotto hanno questi. Mamma, che spettacolo! Vabbè, e poi si ripetono, inutile che ve le faccia vedere tutte, si ripetono. Comunque, queste sono le fantasie che si alternano sotto, sopra, belle, belle, belle. 4 euro, 4 o 3 euro, non me lo ricordo. Va bene, il video di Tiger è finito qua. Ho speso circa sui 30 euro, un po' tantino direi, perché alcune cose veramente le fanno pagare troppo. Mi sa che è un po' aumentati i prezzi. Prima era tutto 1-2 euro, adesso si va anche un po' più in su. Basta.
Il video è terminato, fatemi sapere se fate anche voi qualche giretto al Tiger e cosa vi tenta di più al Tiger. Io la cancelleria di solito, insomma, se veramente ne vale la pena. Tante cose ultimamente le lascio lì perché sono tutte fuffa, ecco, anche perché ho talmente tanta roba che... Va bene, ci vediamo alla prossima e al prossimo video. Ciao!